Amici di Età Flessibile Italia, ben ritrovati. Oggi affrontiamo l'argomento quanti grammi di zucchero al giorno ci servono per dimagrire. Infatti abbiamo lavorato davvero con decine di migliaia di clienti in questi anni, ma una domanda ricorrente sembra frullare in testa un po' a tutti, cioè quanto zucchero posso mangiare? Personalmente ho risposto a questa domanda più volte di quanto possa ricordare. E uno dei benefici della dieta flessibile è proprio la sostenibilità. Dopotutto, cosa pensi sia più facile seguire per 6 mesi, diciamo? Lo stesso monotono riso e pollo o cibo scondito che magari neanche ti piace alla fine? Oppure la possibilità di mangiare liberamente una pizza quando preferisci, mentre continui a bruciare grasso in modo costante? Ok, non serve uno scienziato per avere questa risposta. Hai voglia di pizza? Nessun problema. Vuoi un gelato in un'estate molto calda? Ti preoccupi di mangiare pulito per dimagrire e tutte le cavolate che ti dicono per raggiungere il corpo dei tuoi sogni, magari. Ma noi siamo al tuo fianco e abbiamo i tuoi macros pronti. Infatti, con la dieta flessibile non c'è veramente nulla di vietato, e questo vuol dire appunto che non importa di che alimenti hai voglia, quali ti soddisfano di più oppure quali ti piacciono di più, fino a quando ovviamente soddisfi i tuoi requisiti di nutrienti giornalieri. E questo ti consentirà di perdere grasso in modo regolare. Ora, fatte tutte le dovute premesse, naturalmente la domanda è: sì, ma c'è un limite? Quanto zucchero appunto possiamo mangiare prima di ingrassare? In questo caso, ovviamente, il buon senso ci dice che se ti nutri solamente di hamburger, patatine, gelati per il resto del mese, non avrai un aspetto e neanche ti sentirai meraviglioso. Molte persone infatti sanno che anche se puoi liberamente consumare questi alimenti nella tua dieta flessibile, devi comunque bilanciarli in un'alimentazione completa di tutti i nutrienti. Ma come cambia il discorso con lo zucchero? Quanto zucchero possiamo mangiare? Vedi, in molte diete che trovi in giro su internet, gli zuccheri vengono tagliati fortemente o addirittura ti dicono di evitarli, di eliminarli del tutto. Con la dieta flessibile devi fare lo stesso? Andiamo a vedere in modo più specifico come comportarci. Partiamo con il dire che il problema principale che si verifica quando mangi zucchero in qualsiasi tipo di dieta è la sua influenza sui livelli di glucosio, ovvero il nome che diamo allo zucchero nel sangue. Lo zucchero entra nel tuo sistema e immediatamente una cascata di eventi inizia a verificarsi, tra cui il pancreas che inizia a rilasciare una grande quantità di insulina che ha lo scopo di togliere gli zuccheri extra dal sangue. Il tuo corpo infatti regola in modo molto preciso, molto fine e delicato il tuo livello di zuccheri, quindi ogni volta che tu lo spingi troppo in alto con un eccesso, puoi stare certo che i meccanismi necessari a ridurre i livelli di zuccheri nel sangue entreranno in azione. Quando l'insulina entra in circolo, spinge il glucosio verso le zone di deposito, che sono sicuro tu abbia già capito quali sono le cellule di grasso. E questo succede sempre se, uno, il tuo corpo non ha bisogno di quello zucchero in quel momento e non ha bisogno di immediata energia, e due, se non c'è più spazio nei tuoi muscoli per depositare glicogeno, quindi lo zucchero, come scorta all'interno dei muscoli, che viene definito appunto glicogeno intramuscolare. Da questo già puoi capire che addirittura consumare zuccheri in momenti specifici può essere addirittura vantaggioso. Ad esempio, se aggiungiamo lo zucchero al nostro pasto post-allenamento, quindi quando i nostri livelli di zuccheri sono molto bassi e le scorte sono state consumate dall'attività fisica, puoi addirittura velocizzare il processo di recupero dall'allenamento ripristinando il glicogeno muscolare per la prossima seduta. Ovviamente non ti devi aspettare un miracolo da questo, ma nel tempo velocizzare la capacità di recupero con piccoli accorgimenti costanti può portarti a dei grandi risultati in termini di prestazione e di miglioramento fisico. Certo, mangiare zucchero quando il massimo del tuo sforzo è cambiare canale con il telecomando non è proprio il massimo. Ma vedi, da questo punto di vista puoi anche stare tranquillo, perché le cose terrificanti che ci hanno raccontato sugli zuccheri accadono solamente se siamo in eccesso di calorie,
Quindi se consumi semplicemente più calorie di quelle che realmente vai a consumare, a bruciare durante la tua giornata. Quando sei in un deficit calorico, quindi quando mangi meno calorie di quelle che bruci, invece la quantità di zucchero che tu vai a mangiare, sempre ovviamente se rispetti i tuoi macros, è del tutto irrilevante per la perdita di peso. Mettiamola in modo più semplice: se bruci più calorie di quelle che mangi, bruci anche tutto lo zucchero che hai consumato nella giornata. Di conseguenza, l'effetto dello zucchero sarà zero. Però c'è un grande problema dello zucchero quando segui un qualunque regime dietetico, ed è la sua influenza sul senso di sazietà. Così come i livelli di glucosio nel sangue si alzano ed interviene l'insulina, che porta di nuovo in basso i livelli, togliendo zuccheri dal sangue, questo calo di zuccheri nel sangue però porta anche ad un intenso senso di fame. Questo può portarti a mangiare di più, solitamente più zucchero, dal momento che il tuo corpo ed il tuo cervello sanno che è la fonte di energia più immediata e rapida, ma questo non fa altro che innescare un circolo vizioso. E se vuoi essere bravo e raggiungere davvero la perdita di peso che desideri, ti assicurerai di non superare i tuoi macronutrienti giornalieri e di non mangiare più calorie di quante te ne servono. Purtroppo non tutti sono così determinati. Se ti senti nervoso, hai mangiato troppi zuccheri e la fame sale, la cosa più probabile è che ti farai uno snack extra. E se poi questo snack extra non lo andiamo a togliere dalle calorie e dai macros giornalieri, il risultato sarà che alla fine della giornata hai mangiato più del dovuto e sai benissimo che questo vuol dire aumentare di peso. Una questione da affrontare è quindi il totale di zuccheri nella tua alimentazione. Se ti stai basando su cibi ricchi di zuccheri per raggiungere i tuoi macros, ma al tempo stesso puoi mangiare solo un tot di calorie al giorno, questo cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente stai togliendo spazio a quei cibi importanti che sono scarsi in calorie ma ricchi in nutrienti. Nel tempo questo ti può portare a soffrire di carenze nutrizionali e questo ovviamente mette a rischio il tuo stato di salute, specialmente se hai una dieta a ridotte calorie e utilizzi una grandissima parte dei tuoi nutrienti per cibi molto calorici. Quando sei a dieta vuoi ottenere il massimo dalle calorie che consumi, specialmente se sono meno di ciò a cui eri abituato. I cibi ricchi di zuccheri non ti aiutano in questo, quindi già da sola questa è una buona ragione per tenere sotto controllo il livello di zuccheri nel tuo piano di dimagrimento. Quindi, ora che abbiamo fatto tutta questa introduzione, conosci anche i lati negativi di consumare troppi zuccheri, quale dovrebbe essere il limite degli zuccheri nella dieta? Quanto ne puoi mangiare durante la giornata? Prendiamo come regola generale il fatto che, anche se tendenzialmente potresti mangiare il 100% dei tuoi carboidrati sotto forma di zuccheri e comunque dimagrire, l'obiettivo di dieta flessibile è farti perdere grasso nel minor tempo possibile, sì, ma senza farti soffrire la fame. Questo ovviamente non può succedere se l'unica fonte di carboidrati è lo zucchero, cosa che al contrario aumenterà la fame e ti porterà lontano dal percorso corretto di perdita peso e dai macros giornalieri. Solitamente quando personalizziamo il piano nutrizionale dei nostri clienti consigliamo un totale del 15-30% a seconda dei casi, dell'attività fisica e delle specifiche personali della persona di zuccheri dai loro carboidrati totali. Ed ecco come puoi calcolarlo, è molto semplice. Ad esempio prendiamo una nostra cliente media, una donna di 1,65 m x 77 kg che si allena 2-3 volte a settimana con i nostri piani di allenamento, ovviamente, una persona del genere può mangiare circa 180-200 grammi di carboidrati al giorno per bruciare grasso, e prendiamo 180 appunto come riferimento. Su 180 potremmo destinare appunto il 15-30% agli zuccheri, che sarebbero 25-55 grammi di zuccheri, grammo più, grammo meno. Il dubbio qui è: se la ragazza ne mangia di più, se va oltre, nulla di cui preoccuparsi, dal momento che la cosa principale è non superare l'apporto di macronutrienti giornaliero, quindi carboidrati, grassi e proteine. Se sei poi una persona attiva, puoi anche raggiungere il livello di zuccheri con dei cibi che appunto contengono più zuccheri nel post allenamento ed aumentare la quota di zuccheri giornaliera, ma finché la nostra cliente, nell'esempio appunto, raggiunge i macros giornalieri, continuerà a dimagrire e perdere grasso in modo costante.
In ogni caso, per concludere, la cosa importante da ricordare è che gli effetti negativi dello zucchero ostacolano la tua perdita di peso soltanto se mangi più calorie di quelle che puoi bruciare. Se non hai i morsi della fame quando mangi zuccheri e riesci ugualmente a raggiungere i tuoi macros, non è nulla di cui preoccuparti. Un cenno particolare va fatto per chi ha degli obiettivi sportivi specifici. Infatti, per la prestazione sportiva e atletica, il consiglio è quello di consumare almeno il 25% dei tuoi carboidrati dagli zuccheri, per consentire ai processi energetici al recupero di funzionare al meglio. Lo zucchero non è il male. È dolce, è buono ed è parte di una dieta bilanciata. Ogni persona sana e senza problemi di salute particolari è in grado di mangiare tanto zucchero quanto ne può inserire nel proprio regime e può perdere ugualmente peso finché lo zucchero non supera le calorie giornaliere e non causa morsi della fame.